Walter Nocito, due notizie nel fine settimana, o meglio, una nel fine settimana e un'altra invece quest'oggi. La prima è che Magorno scende in campo come candidato presidente della Regione Calabria per Italia Viva. La seconda è che invece Nicola Irto ha deciso di ritirare la propria candidatura come presidente della Regione Calabria nel PD. Quindi che succede? Quindi non sappiamo cosa succede, caro Martino. Grazie per questa domanda. Io credo che il senatore Magorno, il sindaco Magorno, ha già due incarichi elettivi, non li fa benissimo. Non capisco io, ma non capiamo in molti, perché voglia prendere la briga di essere eletto a una terza carica istituzionale. Speriamo che sia il motto e il vezzeggio che insegna Matteo Renzi, insomma, un partito che vuole comandare molto più di quello che può rappresentare, insomma, vuole essere il partito che svuota Forza Italia, vuole essere la nuova destra, ma sta a sinistra, insomma, un grande confusione espressa da Italia Viva a tutti i livelli. Quindi di Magorno tendenzialmente non mi preoccuperei, non ha grandi conseguenze. Loro giocano a essere la giunzione tra il centro-destra e il centro-sinistra in base alle convenienze della singola opportunità di Matteo Renzi, anche in previsione di una visibilità che Italia Viva fatica a mantenere, anche perché è un partito che era partito col 3% del favore dei sondaggi e ora sta sotto l'1,7%. Stiamo parlando di percentuali telefoniche da prefisso. Io invece vedo molto importante il movimento che è la segreteria nazionale, in particolare Provenzano, stanno imprimendo al PD per fare un'operazione allargamento vera, sostanziale. Irto non serviva un'operazione allargamento, non era la persona adeguata, lo ha capito dopo 4 mesi pure Irto, bene ha fatto a fare un passo indietro. La palla ora è alla segreteria del PD e alla diplomazia di Luigi De Magistris, che come sappiamo a Napoli ha una posizione di alleanza col PD e con i 5 Stelle e hanno un candidato di buon livello che è l'ex ministro Manfredi. In Calabria si troverà il nome di superamento? Potrà essere De Magistris che prende su di sé l'onere di superare se stesso, di superare, diciamo, il protogrillismo di Tanzi e delle liste di mera protesta e di mera, diciamo, vocazione minoritaria? Io credo che De Magistris abbia quest'onere e la segreteria, in particolare Francesco Boccia con Michele Provenzano e la Dinaghi, abbiano questo obbligo politico, perché non abbiamo un esercizio di poesia pura o di filosofia politica. Abbiamo di fronte una regione che deve spendere i soldi del recovery program nei prossimi 5-6 anni, fino al 2026. Abbiamo un decreto legge del governo Draghi che è chiarissimo nelle linee di spesa e nella catena di comando della spesa, con sostituzione ex articolo 13 di tutte le regioni inadempienti, anche solo larvatamente e potenzialmente inadempienti. Se la destra vincesse le elezioni, come può accadere, questo significherebbe commissariamento per 6 anni della regione Calabria da parte dei governi nazionali. Se il centro-sinistra allargato, se la forza democratica progressista che fa perno su De Magistris invece vincesse le elezioni, probabilmente avremmo spazio per un'autonomia e per una legalità amministrativa nei prossimi 5 anni e il governo nazionale non dovrebbe commissariare la regione Calabria. Con la destra abbiamo visto come è scaduto: Scoppelliti, Chiaravallotti, tutti commissariati nei 20 anni di gestione regionale della destra calabrese. La destra calabrese, poi non ce lo dimentichiamo mai, è infiltrata dalla male amministrazione, dalla mala vita e dai clan. Più di un'inchiesta ce lo ha dimostrato. Ecco, però il centrodestra è in questo momento avvantaggiato, ma ha i suoi problemi e si chiamano Lega. Sì, si chiamano Lega, si chiamano Spirlì, si chiamano Cataldo Calabretta Sorical,
si chiama un agitazionismo e un situazionismo dei protofascisti neofascisti, dei leghisti populisti di destra, che sostanzialmente molto movimento, poco risultato, produce, provoca. La situazione di Sorical è veramente paradossale. La destra ex liberista e ex fascista dice: abbiamo pubblicizzato l'acqua calabrese e espelliamo i francesi di Veolia dal comando aziendale delle acque calabresi, sovranismo delle acque, pubblicizziamo il sistema idrico regionale, useiamo gli investimenti per le nostre ditte calabresi per fare gli acquedotti calabresi, le dighe calabresi e anche, diciamo, le condutture dell'ultimo miglio calabresi. È ovviamente tutto un bluff, la destra sa usare il bluff anche nei campi amministrativi. La vera partita a destra però in questi mesi, in questi giorni, si svolge sul campo nazionale e vede Giorgia Meloni contro Matteo Salvini. Io credo che in Calabria assisteremo, stiamo già assistendo, ma sempre più assisteremo in forme virulente a questa diatriba tra i neofascisti e i leghisti. E non sappiamo dove porterà tutto ciò, perché un soggetto come Occhiuto, che ha visto perdere il suo gruppo parlamentare in 2 anni e ora avere l'uscita di Coraggio Italia, che sarebbe la nuova Forza Italia di Brugnaro, sindaco di Venezia, insomma, credo che il signor Occhiuto, lungo corso deputato di Forza Italia, non abbia più i numeri per essere l'uomo della destra calabrese. Sarà un altro uomo, un altro tipo di leadership, un altro programma politico, e il programma politico più convincente al momento ce l'ha la destra sovranista di Meloni e Salvini in competizione fra loro. Noi sappiamo che in competizione fra loro ci sono, a sud del Pollino, Vandaferro e Spirlì, il facente funzione. Credo che il più portato dai veri uomini della destra sia ovviamente l'uomo Spirlì, l'artista, il facente funzione, quello che riesce comunque e dovunque a avere le prime pagine. L'ultima prima pagina mi pare l'abbia presa sul DDL Zanna, in cui col suo linguaggio solito dice: i froci vanno presi a calci nel culo. Questo è il profilo del candidato della destra.